Senti, cosa ti vede più di questo Milan? Visto che c'è proprio che il derby fa storia a sé. Sì, appunto, il derby è una partita che può succedere di tutto, però se sappiamo che il Milan è una squadra quadrata che gioca un ottimo calcio, quindi bisogna stare attenti dall'inizio alla fine. Domenica gioca? Mi auguro di sì. Il Rossi del tipo mondiale arriverà oggi, è una domanda da 200 miliardi. Ma sì, penso sia una domanda da 200 miliardi perché no, io sto sempre andando molto meglio, adesso mi sento bene. Penso che ogni partita non possa far altro che migliorare. Rossi si presenta così ai miscredenti. Lidholm, esperto in astrologia e calcio, aspetta il passaggio della cometa di Hefli, ma trova invece la buona stella di un Pablito formato mondiale. Abile sia nella rifinitura che nei recuperi, Rossi non sa resistere al fascino del gol. L'Inter, che ha tirato fuori a sorpresa Rummenig, all'inizio sembra lontana parente della squadra rapida e determinata vista contro la Juventus. La trappola rossonera del fuorigioco scatta implacabilmente. Insomma, la squadra nerazzurra stenta a carburare. Il solo Altobelli, ben sostenuto da Bredi, si butta in avanti. Il giovane Maldini lo blocca in questa occasione con l'abilità del veterano. Gliel'ha insegnato papà. Virdis sta male alla sciatica. Wilkins e Devani sono in palla. Altobelli pensa un po' al derby e un po' al posto in nazionale. Vuol rendere pan per focaccia a Pablito. I suoi dialoghi con Terraneo sono frequenti. Il portiere rossonero sfoggia una serie di interventi decisivi sull'attaccante nerazzurro. È segno che l'Inter sta ingranando. Ieri al presidente nerazzurro hanno regalato un corno portafortuna. Non funziona a dovere. Non si possono regalare i fan e i tardelli a una squadra come il Milan. Sul gol del pareggio di Altobelli il Milan ha da ridire. Ve lo proponiamo da tutte le angolazioni. È un gol importante per un Inter che ha tirato fuori un quarto d'ora di quelli giusti. Si ricomincia, Lidholm cambia, Carotti sostituisce Virdis. I rossoneri adesso tentano il colpo a sorpresa. Comincia Tassotti con questo tiro da lontano. E ci prova ancora lo specialista Di Bartolomei con una delle sue bordate. A questo punto i rossoneri tentano con Wilkins un'altra infiltrazione come quella che ha fruttato il primo gol. Mazzenga conosce l'inglese. Sorry. Quando Spillo Altobelli organizza questo scherzetto alla difesa del Milan, si ha la sensazione che l'Inter abbia la partita in pugno. Pensate che gol memorabile sarebbe stato. Anche l'arbitro Agnolin ammicca ammirato. Rummenigge non è al meglio, la sua incertezza sull'invito di Collovati basta per rendersene conto. Al contrario di Rossi, che è pericolosissimo, la partita è divertente e ricca di episodi. Vale il prezzo del biglietto. Buongiorno Presidente Sordillo, come mai è venuto qui a Milano? Magari non è andato a Genova a vedere la partita? No, Milano è la mia città, dove vivo e vive la mia famiglia. Sì. E io ogni domenica arrivo per la passione che ho per il calcio. Roma Sampdoria non avrebbe visto allora? No, io vengo solo a Milano a vedere l'Inter e il Milan, sì, indifferentemente. Come giudica il fatto che il Presidente Viola ha dichiarato che è contento che sia aperta questa procedura da parte della magistratura rispetto a giustizia sportiva? È contento lui, saremo contenti anche noi. Se si andasse fino in fondo, sarà contento Viola e saremo contenti di tutti. Per il calcio italiano? Per il calcio italiano. Grazie Presidente. L'Inter comincia piuttosto bene anche il secondo tempo. Bredi non è un pivello e lo dimostra. Ha il piglio del trascinatore. Mandolini lancia Cucchi, Terraneo esce precipitosamente a metterci una pezza. La manovra nerazzurra è fluida, anche Bergomi si butta in avanti. Altobelli ha un'altra palla gol. Per andare a rete però i nerazzurri hanno bisogno di un rigore. Rummenig si rende utile procurandolo dopo un'azione corale Bredi, Collovati, Altobelli. Non sono molto d'accordo i rossoneri sulla decisione di Agnolin. Bredi è un pezzo di ghiaccio e spiazza Terraneo. Il corno di Pellegrini funziona anche troppo adesso. Farina fa i suoi scongiuri personali. L'Inter sembra appagata, ma la partita non è finita. Rossi è abilissimo a controllare e mandare in rete su una battuta di Di Bartolomei.
Ha riflessi pronti il giovanotto e si vede. Sembra essere tornati ai tempi della Spagna. Olè. Il pareggio mette il Milan in condizione di vincere, ma Hetley ha perso dimestichezza col gol. Nonostante l'estremo tentativo di Di Bartolomei, finisce 2-2. Ci ha guadagnato l'Inter o il Milan? Risposta sin troppo ovvia, ci ha guadagnato soltanto la Juventus. Milan Inter 2-2, il maestro e l'allievo, maestro considerazioni su. Lui è un maestro anche lui perché ha giocato un gran calcio, perciò non nessuno è maestro. Che domanda gli vorrebbe fare alla fine, visto che è considerato che adesso siete formalmente a rispondere ai giornalisti, ma dentro di lei ha una domanda da fare a Curzio, così dopo glielo diamo anche a lui. Ma la domanda è difficile di farle, a ogni modo mi è piaciuto l'Inter quest'anno di più che nei quattro derby dell'anno scorso. E ho visto un grande Brady e Rummenigge ha giocato molto intelligentemente, forse non era in condizione migliore. E dopo Altobelli è molto pericoloso, la difesa è stata quasi perfetta e giocando all'uomo molto intensamente. Ecco, corso dopo il gol di Rossi in apertura, cosa ha pensato? Dice quel diavolo di Rito non me la fa di nuovo? No, di nuovo perché è la prima volta che lo incontro. E, come interista? Sì, beh, come interista, però ero convinto che i ragazzi erano concentrati al massimo e l'hanno dimostrato. Io penso che sia stata una grandissima partita e fare risultato contro un maestro così per me come inizio direi molto importante. Tutto sommato questo Milan al primo tempo faceva questa barriera operandosi in questo fuorigioco che ha messo in difficoltà l'Inter. Cosa studiata naturalmente, ma pensavo che poter reggere fino alla fine oppure che si potevano organizzare gli avversari? Ma diciamo che il fuorigioco è andato bene fino al 90% e delle volte infatti il primo gol è un po' stato che Cucchi si è lanciato dentro nel momento giusto e purtroppo bisogna stare molto attento e forse hanno esagerato un po' i ragazzi. Senti Paolo, si è una battuta che gira, dice se l'Inter fosse stato in Brasile avresti fatto anche il terzo gol. No, chi lo sa, forse ce l'hanno veramente delle maglie diverse, no? A parte gli scherzi, insomma, io sono soddisfatto già di averne fatte due, anche se questo poi non vuol dire vittoria per il Milan, però siamo riusciti a tirar fuori un pareggio e soprattutto a giocare una gran bella partita e credo che abbia soddisfatto un po' tutta la gente presente oggi a San Siro, veramente. Dai. Presidente, dove lo porta stasera? Ah, lui ormai non è più, va sempre per conto suo. Una volta quando era agli inizi allora sa, mi ascoltava, adesso c'ha le sue amicizie, le sue compagnie, ma soprattutto la famiglia, devo dire.